Allora, adesso abbiamo pescato qualche riccio, già ne ho mangiati una ventina. I ricci dobbiamo prendere quelli e le femmine perché hanno all'interno le uova. È facile riconoscerle perché hanno un colore diverso e qualche volta si trovano delle piccole alghe sopra, delle conchiglie, quindi questo a significare che quella è una femmina. Allora, si può fare anche senza guanti, però con i guanti, inquadra qui, con i guanti è sicuramente più facile. Ci sono anche delle pinze apposta, ma qui al mare ci dobbiamo adattare. Apro più o meno leggermente più alto della parte centrale e poi levo la parte della bocca del riccio, che sarebbe questa qui, vedete? Questa è la bocca del riccio. All'interno abbiamo in questo caso poche uova e del materiale non commestibile. Adesso lo pulisco battendo sull'acqua oppure toccandole leggermente con un coltello solo la parte nera, perché poi le uova tendono a rimanere attaccate. Diciamo, questo non è un riccio molto fornito, e ecco, ogni tanto ci si fa male, perché però ecco, non è un riccio molto fornito, però per farvi vedere come funziona. Ok, ne prendiamo un altro. La parte arancione è quella buona. Si batte nell'acqua. Allora, io ho una pinza proprio dedicata all'apertura dei ricci, però ci possiamo accontentare anche in questo modo, prendendo l'arancione, che sono le uova. Ciao!